possiamo aspirare, non dico a diventare una potenza geopolitica, ma a non essere invasi nei prossimi anni dai popoli aggressivi che ci circondano, non i popoli ma i loro governanti, se per esempio seguendo il tic nervoso di quei paesi che si dichiarano frugali, pensiamo che il bilancio europeo non possa superare l'1% del PIL. Certo. E il fatto è, scusate se metto in luce questo, che ormai le decisioni importanti per l'Europa le prendono al Consiglio europeo i capi di Stato e di Governo. Certo. E rispetto a 10 o 20 anni fa, quei capi di Stato e di Governo vanno per prendere, dicono loro, decisioni nell'interesse dell'Europa, ma ciascuno di loro guarda a quello che chiama l'interesse nazionale del proprio paese, ma in realtà è una foglia di fico anche quella, guardano all'interesse elettorale del proprio partito, della propria cosa. Possiamo anche concettualmente, secondo voi due, che siete competenti e in contatto col mondo come evolve ora per ora, aspettarci che da questa macchina fatta così vengano fuori decisioni per l'Europa? No, la macchina è perfetta per non fare e per dare la possibilità a chi non ama l'Europa di mugugnare o strillare tutti i giorni, perché chiama deficiente dell'Europa, Europa che dorme, Europa che è assente, la condotta di una Europa che, a parte le sue lacune proprie, ma che sicuramente ne avranno la Commissione e il Parlamento europeo, ma guardiamoci in faccia, non può funzionare in questo modo.